Le famiglie sono in seria difficoltà, ma in seria difficoltà. Qui stiamo parlando di stipendi che non superano, quando eravamo a pieno regime, i 1000 euro. E per pieno regime intendo che facevamo straordinario, lavoravamo tante ore in questa azienda. Adesso ci ritroviamo ad avere stipendi. Io, guardi, vorrei farvi vedere le buste paga, 300 euro. 300 euro di una busta paga, lei mi deve dire, dal primo del mese alla fine del mese che cosa dobbiamo fare per primo? Pagare le bollette, far mangiare i nostri figli? Uno non sa, sono talmente tanti che non sappiamo come dividerli questi soldi. Noi stiamo cercando in tutti i modi di far riferimento a chiunque ci possa dare delle risposte, a chiunque. Ad oggi ancora non abbiamo nessuna risposta, se non pressiamo noi e i colleghi, comunque anche a livello sindacale, tutto va così in sordina. Se ci sono delle novità vi faremo sapere, ma questo vi faremo sapere non arriva mai. I commissari fino alla fine, fino al 7 di novembre, sono comunque loro a mantenere il ruolo di... hanno le delega per portare avanti la situazione aziendale. Ci sono sicuramente, c'è dall'altra parte però una dirigenza aziendale per la quale non si è mai fatta vedere. Noi conosciamo loro solo per i nomi. La dirigenza aziendale, che è quella che è tra di noi e i commissari, è invisibile. Li conosciamo perché ci mandano i comunicati, perché vogliono una buona produttività, perché Tim gli chiede come mai sono calati questi volumi, come mai la produttività dei vostri lavoratori, che è sempre stata altissima, sta calando. Ma se lo sono chiesti come mai veramente questa produttività è calata? I signori dirigenti, cassa integrazione, non ne fanno, i loro stipendi e le loro vacanze se le sono fatte quest'estate in tutta serenità, in tutta tranquillità. Noi vogliamo delle risposte, perché sappiamo che il 7 novembre è l'ultima data per avere quantomeno una definizione a questa soluzione. Allora, che ci dicessero chiaramente, c'è la soluzione o non c'è la soluzione, arriverete al 7 novembre ed è finito tutto, che almeno ci mettiamo l'anima in pace. Noi non abbiamo risposte, nessuno sa niente, ma è logorante lavorare così, è logorante. Non ce la facciamo più, abbiamo i nervi a fior di pelle, qualsiasi cosa ci viene chiesta. Io mi metto nei panni anche dei responsabili, dei TL, che sono nella nostra stessa situazione, che comunque devono svolgere un ruolo per il quale sono stati chiamati, che anche loro sono in estrema difficoltà con noi operatori. Cosa ci devono dire? Se qualsiasi cosa ci viene detta noi ci ribelliamo, ecco, se possiamo usare questo termine. Noi cerchiamo di avere quantomeno delle risposte. L'unica cosa che chiediamo ad oggi è questa, perché soluzioni ad oggi non ne abbiamo.